C'era una volta un principe che viveva in un posto molto noto per i suoi bellissimi fiori. Questo principe aveva trovato l'amore della sua vita bella dopo aver vissuto come bestia per tanti giorni in solitudine. Ora trascorreva giorni felici con Bella presso il castello nel quale vivevano. Un giorno durante la cena Bella si rivolse al principe pensierosa. Richard, mi hai detto di essere stato trasformato in bestia da un incantesimo malvagio. Com'è possibile che qualcuno abbia fatto questo a una persona buona e gentile come te? Cara Bella, è una storia molto lunga. Quella sera, il principe Richard raccontò a Bella tutto quello che gli era successo. Le disse che da piccolo era un bambino solitario, non voleva parlare con nessuno perché aveva delle macchie rosse sul viso e se ne vergognava molto. Per questa ragione trattava tutti molto male. In effetti era sempre così arrabbiato che neppure gli altri volevano stare con lui. Un giorno si scoprì che la causa di quelle macchie rosse erano le rose che si trovavano in camera sua. Sentendo questo, Bella rimase confusa, ma continuò ad ascoltare incuriosita il racconto del principe. Nessuno riuscì a trovare una cura per quelle macchie. E dato che io non potevo stare vicino alle rose, se ne proibì la coltivazione in tutto il paese. Ma un giorno, un cittadino informò il principe che nel cuore della foresta viveva una strega. E si diceva che il giardino di quella strega fosse stracolmo di rose. A quelle parole il principe si arrabbiò moltissimo. Allora decise di distruggere tutte le rose e fermare quella strega che si era opposta ai suoi ordini. Riunì i suoi soldati e organizzò una spedizione a casa della strega. In effetti, la strega viveva in un castello pieno di rose di tutti i colori. Ah, Mirmir, stai lontano dai piedi! Presto la mia bellezza svanirà! Devo raccogliere immediatamente altre rose. La strega rosa aveva un aspetto orribile. Il naso arrivava quasi a coprirle la bocca e aveva la faccia piena di strani nei. La mattina presto era solita andare in giardino, raccogliere le rose e rientrare subito in casa. Poi strappava tutti i petali delle rose e li pestava ricavandone una crema con cui si cospargeva il viso mentre pronunciava delle parole magiche. Così diventava bella. I suoi capelli neri, tutti arruffati e sporchi, diventavano morbidi e lunghi. Oh, mie care rose, non potrei mai fare a meno di voi. Oh, Rosa, mia signora, pare che qualcuno si stia avvicinando al nostro castello. Devi tacere, Mirmir. Non vedi che mi sto guardando allo specchio? Non mi distrarre. Il principe Richard e i suoi soldati erano finalmente arrivati al castello della strega. Al principe cominciarono a bruciare gli occhi come vide le rose da lontano. Datemi subito la mia divisa speciale! Forza! E mentre il principe indossava la sua divisa, un soldato aprì il cancello. Poi il principe davanti e i soldati dietro di lui entrarono nel giardino. Il principe Richard, con le mani protette, si mise a strappare le rose una a una e i petali cominciarono a volare dappertutto. Allora ce l'hai con me, eh? Distruggerò non solo te, ma anche il tuo giardino, brutta strega malvagia! Intanto Mirmir, il gatto di rosa che dormiva accanto alla finestra, si svegliò e, visto quello che stava accadendo, andò subito da Rosa, che si stava pettinando i capelli soffici davanti allo specchio. Le rose! Le tue rose stanno sparendo! Guarda fuori dalla finestra! Ma che cos'hai di nuovo, Mirmir? I soldati! Stanno strappando le rose! Miau! La strega corse alla finestra e vide un uomo con l'armatura e i suoi soldati dietro di lui che raccoglievano le rose del suo giardino. No! Le mie rose! Cosa state facendo alle mie rose? Chi siete? In quel momento i soldati si fermarono e videro la strega dalla finestra.
ma appariva come una donna bellissima con i capelli lunghi e soffici mossi dal vento. E questo li distrasse da tutto. Erano così colpiti dalla bellezza di quella donna che smisero di strappare le rose. Il principe, invece, continuava a raccoglierle tutto arrabbiato senza accorgersi della strega alla finestra. Ma in quel momento uno dei suoi guanti rimase impigliato nella spina di una rosa e, strappandosi, lasciò scoperto un punto della mano che si irritò immediatamente. Il principe, disperato, cercò di uscire di corsa dal giardino, ma inciampò sulle spine e cadde a terra. Non appena fu caduto, la pesante maschera di ferro gli si sfilò dal viso. Ah, la mia maschera! Ah, i miei occhi! Aiuto! Mi brucia tutto il corpo! In quel momento apparve la strega in mezzo al giardino e vide con tristezza che il suo roseto era rimasto quasi spoglio. Era così arrabbiata che poco a poco anche la bellezza se ne andò. L'effetto della sua magia scomparve e lei riprese il suo aspetto malvagio. Portate subito il principe nel mio castello e poi andatevene immediatamente, altrimenti vi trasformerò tutti in rospi e vi costringerò a stare in uno stagno. I soldati eseguirono gli ordini della strega. Quando il principe aprì gli occhi, si ritrovò rinchiuso in una stanza. C'è nessuno? Che cosa è successo? La strega rosa entrò tutta arrabbiata. Ti prego, aiutami! Le mie mani e la mia faccia sono in uno stato terribile. Nessuno vorrà avvicinarmi se rimango così. No! Tu sei solo un egoista. E nessuno può amarti, sai? Questo è il prezzo che pagherai. Quindi, fino a quando non conoscerai il vero amore, vivrai solo e sarai una bestia. La strega versò la pozione sulle mani del principe e lo trasformò in una bestia orrenda. Questa è la conseguenza della tua arroganza, principe. D'ora in poi sarai il mio servo. E ora torna al tuo palazzo e pianta semi di rosa per sempre. Il principe fece ritorno al suo palazzo da bestia. Ma tutti, quando lo videro in quello stato, fuggirono spaventati. Anche i suoi genitori lo abbandonarono. Il principe Richard non era più infastidito dalle rose, ma ormai era rimasto solo in un palazzo enorme. Si prendeva cura delle rose in giardino giorno e notte. Fino a quando arrivò Bella. Ecco la mia storia, Bella. Tu mi hai fatto conoscere l'amore vero. Mi hai amato con tutto il cuore e questo ha fatto svanire l'incantesimo della strega. Oh, mio caro principe, che storia terribile la tua. Ma adesso che l'incantesimo è finito, che ne sarà delle rose del giardino? Il principe Richard e Bella udirono uno strano fruscio. Allora guardarono subito verso il giardino dalla finestra del palazzo e notarono fra le rose un'ombra nera contornata da un bagliore viola. Nettone le rose, vi libererete mai di me, principe! Ti maledirò per sempre! Il principe e Bella avevano ormai capito che non c'è niente di più prezioso dell'amore. Ma per la strega rosa questo era qualcosa di impossibile da capire.